Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyuter. E io la Pani. Allora ragazzi, siamo al motel, raga. Siamo al motel e non siamo al motel per un caso. Lo state sentendo anche voi in cuffia, ragazzi. C'è un nuovo... Cosa c'è? Un nuovo? Un nuovo? Non un uovo, un nuovo! Ho detto un nuovo! Aspetta, aspetta! C'è un nuovo... Questo è ancora qua, Portale, ragazzi, al motel, raga. C'è un nuovo portale. Dai, ma ti vede... C'è un... Non parte... C'è un nuovo... Ok. È andato? È andato. C'è un nuovo portale, ragazzi, al motel. Oh mio Dio, ragazzi. Oh my God. Io non so se ieri... Non so se ieri ci fosse o no, ragazzi. Ve lo ricordate tutti, ovviamente, ieri sera. Evento meraviglioso, raga. Hanno fatto partire il rocket, ragazzi. Ed è stata una cosa bellissima. Tutti ci aspettavamo che cosa faceva il rocket. Sì, qual è il suono del rocket? Quindi andava verso... Verso lo spazio, ragazzi. E poi esplodeva. E invece, ragazzi, non è andato il rocket così tanto verso l'alto, ma ha squarciato, ragazzi, il cielo. Una roba incredibile. Il rocket, raga, ha provocato uno squarcio spazio-temporale che si sta ripercuotendo su tutta la mappa, ragazzi. Con lo squarcio temporale che c'è proprio là in alto, come se avesse distrutto una cupola, in poche parole. A parte che è la luna, perché è notte. Comunque è il sole. È stato visto, ragazzi, a rifugio ritirato un portale che già oggi è cambiato, ragazzi, e questo portale dovrà sicuramente avere un senso con la season 5, dove appunto troveremo, ragazzi, le epoche storiche, ragazzi. Le nuove epoche storiche faranno parte della stagione 5, ragazzi. Ci saranno gli egizi, ci saranno gli egizi, ragazzi, ci saranno, dicono, anche il Medioevo, la muraglia cinese e soprattutto, raga, ce l'hanno suggerito anche le immagini che abbiamo visto qualche giorno fa, raga, il Far West. Quindi, ragazzi, veramente, veramente incredibile, e adesso bisogna capire cosa fanno questi, non lo so, queste barriere, questi... Questi squarci temporali, ragazzi, non abbiamo davvero idea. È quello di prima, è quello di prima che è tornato, mi ha killato male. Non sappiamo davvero, ragazzi, cosa fai. Non vai da nessuna parte. Non fai il nostro video. Potrebbero, ragazzi, davvero essere dei portali per andare dentro le epoche storiche, oppure magari risucchieranno rifugio ritirato, motel, condotti confusi e li trasformeranno in nuove location. Tu cosa ne pensi? Secondo me le trasformeranno in nuove location. Anche secondo me le trasformeranno in nuove location. È una buona svolta sto giochetto. Secondo me, ragazzi, con lo squarcio temporale... Oh, grazie che rimane qua a guardare. Con lo squarcio temporale, ragazzi... Rimani a guardare! Vai su! Sei veramente un astronauta. Con lo squarcio temporale, ragazzi, c'è da dire che hanno veramente rivoluzionato tutta la nuova season. Non ha più limiti, ragazzi, adesso la season non ha più limiti. Potranno inserire qualsiasi ambientazione loro preferiscano. Potremo giocare in qualsiasi epoca storica. Beh, ragazzi, se ancora non lo avevate visto, il nuovo portale è anche dentro il buco di motel dove all'inizio della season 4 ci era passato il meteorite ha fatto un foro così, il meteorite ha fatto un buco così. Quindi, ragazzi, io voglio sapere, anche la Paimena immagino che muoia dalla voglia di saperlo,
i vostri commenti qui sotto per sapere cosa ne pensate voi dei nuovi portali spazio-temporali che stanno apparendo prepotentemente in varie location della mappa. Per questo video, ragazzi, è tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua. Mi raccomando, un bel pollicione like, in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!